Ora vediamo il concetto fondamentale di goniometria, cioè la parte matematica che utilizza come soggetto principale gli angoli e soprattutto le funzioni degli angoli, le funzioni goniometriche che vedremo tra un attimo. Ok? Questo da dove nasce? Beh, questo tipo di matematica ha avuto sviluppo già dall'antichità. C'era nel secondo secolo d.C. il parco di Nicea, che va tabulato le funzioni goniometriche in modo da poter risolvere, cioè da poter determinare gli elementi mancanti di qualunque triangolo per scopi astronomici. Ma questa applicazione è anche in topografia, sullo studio del territorio, nella navigazione, quando devo spostarmi su una superficie per esempio di bacino, oppure nella direzione aerea, e in balistica, come vedremo tra non moltissimo. Storicamente uno dei primi utilizzi che sono stati fatti delle funzioni goniometriche è il problema proposto realmente a, mi sembra era Eratosthene, di misurare quanto è alto un obelisco. Gli obelischi venivano costruiti, sapete, penso, orizzontalmente, erano scolpiti e scritti. Quando l'obelisco era finito, veniva posto in posizione verticale. Ok? Però la profondità a cui veniva affondato l'obelisco potrebbe essere variabile, dobbiamo andare a vedere quant'era l'altezza reale una volta posto in opera. Come si fa? Nessuno va sull'obelisco per misurare con una corda quanto è alto. Ok? C'è un modo molto più semplice per farlo. È sufficiente considerare l'angolo a cui si vede la cima dell'obelisco e paragonarlo con un'altezza nota. Posto che uno può misurare la distanza tra il punto A e la base dell'obelisco e tra il punto A e la base dell'asta di lunghezza nota, allora la proporzione tra questo segmento e AB è la stessa che c'è tra l'altezza dell'asta nota e l'intero obelisco. Quindi con un semplicissimo calcolo misurate l'altezza dell'obelisco. Questo da dove discende? Cioè perché funziona? Funziona perché vale quello che si chiama il teorema di Talete, sulla corrispondenza di Talete che abbiamo visto sicuramente ormai un paio d'anni fa. Ricordate che se ho un fascio di rette parallele, quindi segno solo 3, e ho due trasversali, T' qui ho A, B e C, A', B', C'. I segmenti che si formano sulla prima trasversale stanno negli stessi rapporti rispetto a quelli che si formano sulla seconda, cioè il rapporto che c'è tra AC e AB è lo stesso che avete tra A', C' e A', B'. Se questo segmento è triplo di questo, anche questo segmento è triplo di questo. Ok? Non sono congruenti tra loro, non è vero che AB è lungo come A' B', attenzione. Questo segmento e questo segmento possono avere lunghezze molto diverse, ma sono proporzionali, stanno nello stesso rapporto. D'accordo?
Questo significa che, vi ricordo teoremi che abbiamo già visto, se prendo un triangolo qualsiasi e prendo un punto A, B, C, D, un punto D sul lato B e traccio la parallela alla base, quindi D è parallela a BC, allora per il teorema di Talete il rapporto tra AB e AD è lo stesso che c'è tra AC e AE. Questo segmento è, rispetto al totale, è la stessa proporzione che ha questo rispetto a questo. E di fatto B e A e B, anche questo segmento e la base stanno nella stessa proporzione. Quindi ho due triangoli ADE e ABC che hanno lati tra di loro proporzionali. Ma i due triangoli che cosa hanno invece di congruente? Che cosa hanno in comune? Solo gli angoli. L'angolo A, perché coincide con se stesso. L'angolo in D e l'angolo in B sono congruenti perché? Perché corrispondenti di due paralleli con la trasversale. L'angolo in E è congruente all'angolo in D per la stessa ragione, angoli corrispondenti delle due parallele con la trasversale che è l'altro lato. Quando questo succede, cioè quando figure diverse hanno lati proporzionali ed angoli interni congruenti, si chiamano simili. Si dice che hanno la stessa forma. I lati sono proporzionali, gli angoli interni sono congruenti nella stessa ampiezza. Ok? Tutto chiaro? Questo l'avevamo già visto quando abbiamo fatto geometria. Ma questo posso applicarlo a un triangolo rettangolo. A, B, C. Tagliamo il triangolo rettangolo con un altro lato parallelo, per esempio al lato AC. A', C'. L'angolo in B è sempre lo stesso. Siccome l'angolo in A' è retto come questo, l'angolo in C' in C, in C sono congruenti, allora i rapporti tra i lati sono gli stessi. Cioè A'B fratto AB è lungo come C'B fratto CB, che è lungo come C'A' fratto AC. I lati sono proporzionali, stanno nello stesso rapporto, d'accordo? Focalizziamoci su il rapporto tra il cateto, fatemi cancellare questo perché adesso non mi serve, ok? Quindi rapporto tra A'B, cateto orizzontale, corto e lungo, ipotenusa corta e lunga. Cioè in questa relazione di là e di qua dell'uguale ho grandezze relative a tutti e due i triangoli. Posso riscriverle in modo che nelle due parti dell'uguale siano segmenti relativi allo stesso triangolo. Quindi divido A'B' diviso C'B'. E moltiplico a destra e a sinistra per AB. L'eguaglianza rimane. Qui ho cateto orizzontale diviso ipotenusa nel triangolo piccolo e nel triangolo grande. Ok?
ma questa eguaglianza rimane qualunque posizione io scelga per primo. Se lo sposto più indietro o più in avanti non cambia niente, rimangono comunque triangoli simili. E questo da che cosa dipende? Se io cambiassi, quindi la lunghezza del triangolo piccolo rimane identica, ma se io cambio questo lato, cioè tengo fisso a B e sposto questo più in alto, questa eguaglianza non vale più. Cioè il rapporto cambia. Perché è cambiato cosa? L'angolo. Questo mi dice che questo rapporto dipende non tanto da quale triangolo considero, piccolo o grande che sia, ma dipende, chiamiamolo beta, dall'angolo di vertice B. Quindi questo rapporto tra lati è una funzione, cioè dipende dall'angolo, dall'angolo B. Per questa ragione le si dà un nome speciale. Abbiamo beta l'angolo di vertice B. Se prendo il rapporto tra AB e BC, quindi catteto adiacente a beta, il catteto AB adiacente a beta diviso ipotenusa, questo rapporto dipende esclusivamente dall'angolo e prende il nome di coseno dell'angolo. È una funzione solo dell'angolo. Tutti i triangoli e rettangoli che abbiano questo come misura dell'angolo avranno lo stesso rapporto tra cateto adiacente e ipotenusa. Analogamente vale per il rapporto del cateto opposto all'ipotenusa. Se prendo AC su CB, cioè il cateto opposto a beta e ipotenusa, questo prende il nome di seno dell'angolo. Le parole seno e coseno dipendono da una errata trascrizione dal sanscrito. Gli econometici sono introdotti dagli indiani, indiani dell'India, non gli indiani di pelli rossa, nel circa IV-IV secolo d.C. E la parola in sanscrito per indicare la funzione seno, in arabo per assonanza, è stata tradotta con un termine che è interpretabile anche come golfo, da cui il latino sinus. Invece il termine sanscrito originario significava corda, o meglio noi diremmo cateto, che è un cateto di un triangolo tipo. Per questo si è arrivata la traduzione sinus, da cui si chiama. Due funzioni geometriche fondamentali, la terza è il loro rapporto, quello tra cateti. Se prendo AC su AB, cateto opposto a beta fratto il cateto adiacente a beta, ho quello che si chiama tangente di beta. Io ho fatto un triangolino dove ho messo in evidenza quello che ho appena detto. Prendete, qui c'è un triangolo ABC, qui c'è sull'angolo alfa ma è indifferente. Se io prendo
il triangolo ABC lo taglio con un segmento parallelo al cateto BC, okay, ho un triangolo simile a quello grande, ABE, è simile a BC, cioè i cateti stanno negli stessi rapporti, e se sposto un lato, vedete che cambiano le lunghezze dei cateti piccoli, AB, AE. Ma i rapporti sono identici. I rapporti sono uguali. Se invece alzo C, cambiano gli angoli e cambiano i rapporti tra cateti dello stesso triangolo. Se torniamo a 30 gradi, ancora un po'. Ecco. In particolare non si riesco a il coseno dell'angolo in A, l'angolo alfa, vale cateto adiacente AB diviso ipotenusa AC, nel nostro caso ha questo valore. Ok? Il computer lo fate per misurare i segmenti e fa il rapporto di seno, l'angolo di 30 gradi e un mezzo. Poi vi mostrerò come calcolarli in modo esatto. E la tangente, okay. D'accordo? Osservate, ripeto, che se sposto il punto in D, ovviamente i lati B si rimangono identici, cambiano i lati del rapporto del triangolo piccolo, ma le funzioni goniometriche degli angoli, essendo gli angoli sempre gli stessi, non cambiano. Invece cambiano se io cambio gli angoli, ad esempio se accorcio CD oppure accorcio AB. In quel caso le funzioni goniometriche sono diverse. Un po' di 45, no, non c'è più spazio. Ok? Tutto chiaro? Torniamo al triangolo rettangolo. Chiamiamo A l'angolo in A, gamma l'angolo in C e beta l'angolo. Chiamiamo con lettere minuscole le lunghezze dei lati opposti ai vari angoli, quindi questo è A piccolo e piccolo. Sui triangoli rettangoli vale un importante teorema. Il teorema di Pitagora, si dice che B alla seconda vale A alla seconda più C alla seconda. Ok? In questo possiamo introdurre funzioni goniometriche e trovare un'importante identità. Perché abbiamo visto che per esempio il coseno di alfa vale cateto adiacente, che è C, diviso l'ipotenusa, che è B. Il seno di alfa vale cateto opposto, che è A, diviso l'ipotenusa, C. Ok? Ma se prendo il teorema di Pitagora e divido tutto per B, per C alla B, ho sbagliato qua, per B alla seconda, cosa ottengo? B alla seconda diviso per la seconda che fa 1. Poi ho A alla seconda più C alla seconda diviso per la seconda. Qui posso separare le due frazioni e scambiare destra e sinistra. Posso scrivere il quadrato una volta sola.
Ma A su B che cos'è? A su B, cateto opposto di B su ipotenusa, è il seno dell'angolo. C su B è il coseno. Guardate della favola. Il seno al quadrato dell'angolo più il coseno al quadrato dell'angolo, qualunque sia l'angolo alto. Prima relazione fondamentale. Che non è altro che il teorema di Pitagora, abilmente camuffato sotto mentite spoglie, neanche tanto mentite. Qualunque sia l'angolo, la somma del quadrato del seno e del quadrato del coseno fa 1. C'è poi un'altra relazione fondamentale, che è la seconda. Abbiamo visto che allora A, B e C, questo è l'angolo alfa, il seno di alfa vale A, C, il coseno di alfa vale B, ho cambiato le lettere rispetto a prima, scusate, B, fatemi correggere. E questo è B, questo è B, questo è C, quindi A su B e C su B. La tangente di alfa è A fratto C, cateto opposto diviso cateto adiacente. E questo posso scriverla come A fratto B diviso C fratto B. Divido per B sopra e sotto, quindi posso scriverla come la tangente dell'angolo vale sen alfa fratto cosen alfa. Seconda relazione fondamentale. Ce ne sono solo due. Dire la verità, mentre la prima non è condizionata, la seconda è condizionata al fatto che il coseno dell'angolo non sia nullo, essendo il denominatore. Gli angoli per cui il coseno è nullo, man mano tangente. Tangente non è nulla. Tutto chiaro? Ora una cosa importante da dire. In generale, dato un triangolo, un rettangolo qualsiasi, per calcolare le funzioni seno, coseno e tangente dell'angolo devo fare il rapporto tra cateto e ipotenusa o tra cateto e cateto. E poiché è possibile che i cateti e le ipotenuse siano in rapporti non razionali, sarà un numero necessariamente approssimato se lo scrivo in istruzione decimale. Esistono casi particolarmente semplici in cui posso calcolare il valore delle funzioni trigonometriche in modo esatto. Quelli sono i casi in cui parlo di angoli notevoli. Esempio, se l'angolo alfa misura 30 gradi. Perché? Beh,
se quest'angolo è 30 gradi, questo è retto, quest'angolo quanto misura? L'angolo gamma 60. Ma allora questo triangolo non è un triangolo rettangolo qualsiasi, è la metà di un triangolo equilatero, perché posso clonarlo, lo duplico proprio, questo angolo di nuovo è 30, questo è 60 e questo A, B, C, D, triangolo A, B, C è un triangolo equilatero, ha tutti gli angoli interni di 60 gradi. Il lato del triangolo equilatero è L, okay. B la base del triangolo equilatero, il rettangolo diventa l'altezza del triangolo equilatero e questo è L mezzi, in quanto l'altezza è anche mediana, oltre che bisettrice. Ma allora, è chiaro perché questo è L mezzi, è la metà del lato, il triangolo equilatero. L, L, L. Questa è la metà di L. Ok? Quindi il seno di 30 gradi, che è CB su AC, vale L mezzi su L, cioè un mezzo. Vedete che le misure di L si semplificano. L deve essere un chilometro come un micrometro, dice la meno 6 metri, ma il rapporto è identico. Il seno di 30 gradi è un mezzo. Il coseno AB su L lo trovo una volta che so il lato AB. Ma per trovare il lato AB uso il teorema di Pitagora. AB vale la radice quadrata di AC, che è L, meno CB, che è L mezzi alla seconda. Questo vale L quadrato meno L quadrato quarti, 1 meno un quarto fa 3 quarti, L lo porto fuori e l'altezza del triangolo equilatero vale radice di 3 quarti volte il lato. Ergo, il coseno, scusate, il seno di 30 gradi, coseno di 30 gradi, cioè il lato AB è L per radice di 3 qua diviso il lato, 4 in quadrato, posso portarlo fuori, radice di 3 mezzi. E così il valore esatto non è approssimato. La tangente di 30 gradi seno un mezzo diviso coseno radice di 3 mezzi, 1 fratto radice di 3, razionalizzando radice di 3 terzi. Se invece l'angolo che mi interessa è di 60 gradi, il discorso è analogo, soltanto che stavolta adesso al 30 e 60 si scambiano, quindi il cateto che prima era adiacente a 30 diventa opposto a 60 e il cateto che prima era opposto a 30 diventa adiacente a 60, per cui seno e coseno si scambiano. Il coseno di 60 è L mezzi su L, un mezzo. Il seno di 60 è radice di 3 mezzi L diviso L radice di 3 mezzi.
da cui il nome coseno. Il termine coseno significa seno dell'angolo complementare. I due angoli sono complementari. Quindi, ripeto, se l'angolo è 60 gradi, abbiamo che il seno di 60 vale 23 metri e il coseno di 60, cioè la tangente, 23. Tutto chiaro? Abbiamo ancora pi greco, l'angolo 45 gradi, 0,90 da vedere, ma le vediamo la prossima volta.